Music Corner di questa settimana c'è Castaldo, c'è Sante, ma soprattutto c'è la Niccolò Fabi All Star Band. Una strada di terra che inizia ai confini del niente. Pensieri che più della sabbia mi bruciano gli occhi, questi occhi che ancora ringraziano di essere qui. E la notte qui è notte davvero, è la madre del buio, ed il nero è soltanto un colore della realtà. Così un uomo sa 16 modi per dire verde, ed un altro ne ha uno soltanto per dire addio. L'immondizia non è solamente quella che si vede, essere bianco non è esattamente essere candido. E gli uomini perdono tempo perché ne hanno, e le donne sopportano i pesi meglio di me. E tutti camminano sempre, ma poi per dove? Tanto un albero è come un ombrello se piove. Il viaggio regala a ognuno la sua storia. Io credo che prima o poi mi salverà, così come ogni ritorno alla sua gloria. Un altro cerchio che si chiuderà. Una strada di terra che inizia confini del niente, è il mio tutto che ancora si ostina a cercare una via, a cercare una via. A cercare una via, a cercare una via. Thank you so much. Non collego a questo disco un progetto. Un progetto significa darsi degli obiettivi e cercare di realizzarli. L'unico appunto progetto in qualche modo era il fatto proprio di farlo. E quindi è stato abbastanza naturale che nel momento in cui sei amici si ritrovano in un luogo in cui hanno gli strumenti montati per 3 settimane, esca fuori un po' tutto quello che questi 6 personaggi sono in grado di fare. E quindi sia l'aspetto più, se vuoi, ironico, gioioso e giocoso che viene dall'aspetto più musicale, dal divertimento nel suonare, anche a quelle conquiste che sono arrivate un po'
con l'età, cioè di poter condividere tra uomini non solo il momento del cazzeggio, dello spogliatoio da cui siamo storicamente esperti, ma anche quella possibilità di poter piangere anche insieme, cioè e condividere anche la fragilità maschile, che è, trovo, una conquista che arriva un po' a quel tempo. One, two, three, four. A volte basta un'autostrada, avere un pieno di benzina, vedere un angelo di schiena e un traghetto che è in partenza per un'isola siciliana. Si parte per dimenticare e per cercare un lungomare, per avere un'altra vita e per poter ricominciare. Io sto bene quando sto lontano da me, io sto bene quando sto lontano da me, io sto bene quando sto lontano da me, lontano da me, la 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 la. E dove niente mi riguarda, dove l'ignoto ha il suo profumo, vado incontro al mio destino, seduto accanto a un finestrino, e con in tasca un passaporto, e all'orizzonte un nuovo viaggio, con quella libertà speciale che ha solo un uomo di passaggio. Io sto bene quando sto lontano da me, io sto bene quando sto lontano da me, io sto bene quando sto lontano da me, lontano da me, la 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 la. Intravidi una strada in un mercato in Turchia, mi accorsi che era la mia, perché alla giusta distanza la vista migliora, e allontanarsi è bene quando sto.
Maestro Angelini, prima che la metti via, come si chiama lo strumento hawaiano? Questo strumento si chiama Weissenborn, dal nome del liutaio tedesco trasferitosi alle Hawaii e che ha creato questo strumento. Pensa che vita comunque questo Weissenborn, tedesco, liutaio che si trasferisce alle Hawaii e fa una chitarra che poi viene ben suonata Harper, da Angelini. Che viene suonata da Angelini. E sono Ben Harper e Angelini. E Angelini, soprattutto, questa è cinese. Orfano di tempo e silenzio, dell'illusione e della sua disillusione, di uno slancio che ci porti verso l'alto, di una cometa da seguire, un maestro da ascoltare, di ogni mia giornata che è passata, vissuta, buttata e mai restituita, orfano della morte e quindi della vita. Mi basterebbe essere padre di una buona idea. 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 Giustificazione del nero di lavagna e di vinile, di lenzuola sui balconi, di voci nel cortile, orfano di partecipazione e di una legge che assomiglia all'uguaglianza, di una democrazia che non sia un paravento, di onore e dignità, misure e sobrietà, e di una terra che è soltanto calpestata, comprata, sfruttata, usata e poi svilita, orfana di una casa, di un'Italia che è sparita. Mi basterebbe essere padre di una buona idea. Mi basterebbe essere padre di una buona idea. Mi basterebbe essere padre di una buona idea. Mi basterebbe essere padre di una buona idea, una buona idea. Oh, una buona idea. Oh, oh. Pino Marino al capodasto, Pier Cortese, Roberto Angelini e Nicolò Fabbi con noi al Music Corner. Grazie, 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 grazie. Ma andiamo a farlo pure con te poi noi? No, è che no, lo famo, no, io non c'ero. C'era che è stato? No, lo facciamo e vengono ospiti loro due. Cambiamo le posizioni. Aspetta, abbiamo fatto quello con loro. Abbiamo fatto quello con lui e loro. Adesso facciamo quello con lui e loro. Però tu non sei venuto a quello con loro. Che è grave. Io chiamerei Pino Marino a sto punto. Comunque, perché Pino Marino. Il culo a tutti. No.